Il Cattolica SM è tornato fanalino di coda solitario dopo la vittoria della Jesina nell'anticipo di sabato sul campo della San Giustese. È chiamato a rialzare la testa dopo la sconfitta al fotofinish di Vasto, che ha interrotto a 3 la mini striscia positiva dei giallorossi. Cascione deve fare a meno di lungo degenti maggiori in Singi e dell'acciaccato Gasperoni, ma può contare su acquisti Ferraro e Baic. Il primo parte titolare, il secondo dalla panchina. Subito un angolo per gli ospiti. Dalla bandierina Alessandro, festa calcia le stelle. È passato solo un minuto. Dopo 2 giri di lancette, Rizzitelli duetta con Merlonghi e calcia dal limite dell'area. Pallone fuori. Al 7° il tiro di festa è Sbilenco, sfera a fondo campo. Al 18° Marianeschi dalla distanza e senza troppa convinzione. Pallone lontano dai legni difesi da Glietti. Al minuto 22 il sinistro di Bianciardi dal limite dell'area, sibila lato di poco alla destra del portiere di casa. Dopo un avvio difficoltoso esce il Cattolica, al 23° il primo corner della partita per i giallorossi. Notariale tocca corto per Merlonghi. Palla Somme che crossa per l'incornata di Gaiola che impatta male. Al 25° il colpo di testa di Battistini viene parato ma non bloccato da Sciba, che poi anticipa Rizzitelli comunque in fuorigioco. 2 minuti dopo Merlonghi per Rizzitelli che si sistema il pallone e calcia di destro spedendo a lato. Si fa male Somme, guaio muscolare dietro la coscia. Al suo posto al 33° entra Barellini. Al 38° il Cattolica passa in vantaggio. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, Merlonghi tocca l'indietro per Cannoni. Sciba respinge con affanno la sua conclusione. Rizzitelli si avventa sul pallone e lo scaraventa in rete. 1-0 e nono centro stagionale per Rizzigol, che corre sotto la curva giallorossa. Al 42° Alessandro dalla bandierina trova la testa di Pepe, la sfera sorvola la traversa. Al 46° Tomassini di testa spedisce fuori, l'attaccante ospite reclama il rigore, per l'arbitro è semplice rimessa da fondo campo. Al 9° della ripresa la Cattolica raddoppia, punizione potente di Merlonghi, Sciba ribatte sulla testa di Ferraro, sfera sul palo e quindi in rete, 2-0. Gol all'esordio per il difensore ex Forlì. Al 13° Simoncelli converge calcia, pallone deviato da un difensore in angolo, il 6° per gli ospiti. Sugli sviluppi del corner, Alessandro mette in mezzo, Pepe incorna alle spalle di Aglietti, il Pineto accorcia le distanze, 2-1. Al 18° la volée da posizione defilata di Amadio, dopo una bella apertura di Acquadro, è bloccata senza difficoltà da Aglietti. Al 21° altra punizione di Merlonghi, dalla stessa zolla da cui aveva calciato per il gol del raddoppio di Ferraro. Questa volta Sciba blocca a terra la sua battuta. Al 23° Amadio prova a risolvere sparando dal limite dell'area, pallone a lato. Alla mezz'ora rosso diretto a Guarino per un fallo da ultimo uomo, Cattolica in 10. La conseguente punizione è battuta da Quadro, pallone sulla traversa e poi sulla linea di porta, Ferraro si rifugia in angolo. Al 41° il fendente di Acquadro a colpo sicuro scheggia la traversa e finisce a fondo campo, altra occasionissima per il Pineto. Al 48° la finta di Amadio gli consente di liberarsi di Notariale, il suo tiro è respinto da Glietti, poi si alza la bandierina dell'assistente per un fuorigioco. Al 50° la conclusione di Acquadro è bloccata a terra da Glietti. È l'ultima emozione, finisce 2-1 per il Cattolica, alla seconda vittoria stagionale. I giallorossi salgono a quota 12 in classifica, riagganciando la Jesina. Il Pineto resta a quota 27. Sì, adesso è troppo facile dire grazie ai tifosi, perché io l'avevo già detto tempo fa, avere una tifoseria che anche nei momenti molto difficili, dove magari rischi di perdere l'entusiasmo, loro ci hanno dato sempre una mano incredibile sia in casa che fuori casa, quindi è normale che li ringraziamo, perché ci danno la spinta anche in campo, si sentono, si fanno sentire. È normale che quando perdi poi vieni criticato, fa parte del gioco, però al di là di questo nei 90 minuti loro non hanno mai mollato, come non ha mai mollato la squadra, come non ho mai mollato io e la società. Quindi adesso testa bassa, continua a lavorare perché siamo sulla strada giusta, l'avevo già detto 4-5 partite fa e la partita di oggi mi ha dato la conferma del periodo di crescita che stiamo affrontando. Queste due traverse che a noi ci ha un po' rabbrividito, diciamo, la paura, l'ansia di non portare il risultato a casa, diciamo, ce l'abbiamo fatta per queste due traverse. Sì. Qui un attimo, che cosa ha passato il mister? Ah, è normale che bisogna soffrire, stiamo imparando a soffrire, stiamo facendo
di squadra, lo fanno sia i giocatori in campo che quelli che stanno fuori, lo fanno durante gli allenamenti. E i risultati poi arrivano, le cose poi piano piano girano. È normale che affrontavamo una delle squadre più forti del campionato. Dopo Vasto non era facile affrontare il Pineto, che comunque cerca un posto nei playoff. È una squadra che gioca bene, ci ha messo in grande difficoltà, però oggi l'abbiamo affrontata con una mentalità di unita per cercare di portare a casa il risultato. E si è visto anche nel momento che siamo andati 10 uomini, la squadra è rimasta compatta e ha sofferto poco.